Ed ecco una bella notizia per noi. Dalla regia ci informano che ci fanno vedere il secondo percorso di Vittorio Orlandi. Aspettiamo da un momento all'altro che si entri in ripetizione. Ecco il nostro cavaliere. ...34 anni, nato a Cassano Magnago in provincia di Varese, varie volte in squadre ufficiali, vedete il tabellone della squadra italiana, Orlandi, Mancinelli, Dinzeo e Dinzeo, Raimondo e Piero, Cavalli, Folmer, Feldaster, quello di Orlandi adesso, Ambassador, Fiorello e Easterlight. Orlandi che nel primo percorso aveva sbagliato soltanto l'ostacolo numero 9, il passaggio di sentiero, l'Oxer detto di Piazza di Siena, compirà un eccellente percorso anche adesso, sbagliando una sola volta. Vedete la sua Folmer Feather Duster, ricostruita con infinito amore, che ha adesso 13 anni ed è irlandese. Questo è l'errore che ha costato il netto al nostro cavaliere. Avete visto Orlandi perfetto anche alla Riviera, così come sul muro successivo da 1,60 m. Ecco l'Oxer numero 7, i rulli, perfetta la cadenza di Folmer Feather Duster, aperto il cape il nostro cavaliere. Muro di Olimpia, dritto di betulle da 1,60 m. Doppia gabbia, appena un pizzico di fortuna sul primo elemento largo, 1,50 m, 1,51 m per 1,90 m di larghezza. Benissimo all'Oxer su acqua, manca la balaustra da 1,57 m ed è un solo errore per Vittorio Orlandi, il migliore dei nostri quattro cavalieri nella prova di squadre.